La sera vorresti le coccole e lui invece ronfa già. Al mattino tu fai fatica a connettere e lui sarebbe pronto per una performance tra le lenzuola. Trovare una mediazione si può, ecco come. Un 8 marzo di festa a casa di Michelle Hunziker. Già, perché l'8 marzo è il compleanno della piccola Celeste, così Michelle ha caricato sulla sua auto palloncini e regali, per poi portare le sue bimbe al ristorante. Insieme a loro anche Aurora Ramazzotti con il bodyguard, dunque mamma Ineke e la suocera, Maria Luisa Trussardi. Una festa di compleanno, che si è protratta fino a tarda sera. Leggi anche, contro la Hunziker, le pesantissime accuse del fratello. Sui social, un lungo e toccante messaggio di Michelle Hunziker. Oggi è un giorno molto speciale per me. Oggi 3 anni fa è nata Celeste. Pensate che regalo incredibile, che mi ha fatto scegliendo questa data importante per venire al mondo. Oggi per me è un giorno per ricordare tutte le importanti battaglie e sacrifici incredibili, che hanno fatto le donne nella storia e per avere i diritti, che abbiamo oggi. Oggi è un giorno per riflettere su ciò che desideriamo ottenere nel prossimo futuro e lo dobbiamo ottenere insieme. Oggi è un giorno per ricordarci che non ci vogliamo arrendere mai, neanche di fronte al dolore immenso, che proviamo ogni volta quando una nostra sorella perde la vita per mano di un uomo e per non essere stata ascoltata quando chiedeva aiuto. Oggi è un giorno per fare progetti insieme e lo stiamo facendo in tutto il mondo. Oggi è un giorno per gridare allo Stato, che deve muoversi a tutelare le donne, non è più tempo per parlarne e basta. Fuori c'è una vera piaga e si chiama femminicidio. Le donne hanno voce oggi, le donne combattono, le donne vogliono la parità, non la prevaricazione proprio perché siamo donne. Le donne vogliono rispetto, vogliono amare e vogliono essere leggere quando lo desiderano senza essere prese per superficiali solo perché donne. Le donne sono madri per definizione e accolgono, accudiscono, amano e hanno finito la pazienza. È tempo di agire e lo faremo insieme agli uomini. Auguri Celeste, mia piccola grande donna del futuro.